Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, oggi voglio registrare un tag che si chiama Nail Polish Obsession. Ho visto questo tag all'interno appunto del canale di Selvaggia, quindi S&S Style Makeup, e mi è piaciuto davvero molto, quindi ho pensato di riproporlo nel mio canale. So che lei al tag originario ha aggiunto delle domande, le ha un po' riformulate, diciamo, a suo piacimento. Devo dire che approvo la sua scelta, per cui ho deciso di riproporvelo appunto sul canale. Quindi parliamo di smalti e manicure, diciamo. Allora, primissima domanda: qual è il tuo brand preferito? Questa è una domanda che mi ha un pochino messo in crisi perché non ho un brand preferito. Diciamo che ne ho provati tanti nel corso degli anni, quindi vi posso citare delle marche con cui io mi sono sempre trovata molto bene. Quindi parliamo di Avon in primo luogo, perché io facendo la presentatrice ne ho acquistati tanti nel tempo e devo dire che hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Adesso ve li faccio vedere. Qui si è infortunato il tappo, però più o meno sono questi qui. Poi un altro marchio che mi piace è la Rimmel. Come esponente vi faccio vedere questo bianco perlato. Un altro marchio che mi piace molto perché ha una buona resa sull'unghia è la Wycon. Un altro marchio che mi piace tantissimo, purtroppo poco conosciuto, è questo qui. È qui. Questo qui si trova nelle parafarmacie ed è uno smalto veramente al bacio. Ecco, diciamo che forse, se devo dire, un brand che mi piace abbastanza è questo qui, quindi là è qui. Tra l'altro questo smalto qui, il numero 19, mi vedete spesso indossarlo perché si stende bene, ha un colore pieno, è senza toluene, senza ftalati, senza DBP, senza formaldeide, quindi ha anche una buona formulazione, per cui me garba assai. Andiamo avanti. Poi non mi dispiacciono anche gli smalti della Essence, insomma ci sono diverse marche che nel corso appunto della vita ho provato e mi sono piaciute, mi sono trovata bene. Seconda domanda, glitter sì o glitter no? Glitter sì, assolutamente sì, io sono un amante delle cose sbrilluccicose, per cui i glitter mi piacciono tanto. Non mi piacciono i glitter solo nella accent nail, quindi solo in un'unghia, ma mi piacciono messi sopra gli smalti tinta unita in tutte le unghie. Quindi molto spesso, se l'avete visti alcuni video nel mio canale, metto magari il bianco perlato della Rimmel e poi sopra ci vado a stendere questi glitter qui argentati della Wycon. Non so se vedete quanto sono consumati, li uso veramente con molta frequenza perché mi piacciono tanto. Quando finirò questi voglio prendermi poi i glitter, quelli di tutti i colori, mi piacciono di più. Adesso questo e naturalmente mi accontento, ci mancherebbe. Questo qui è il numero 22, intanto ve lo dico così nel caso vi interessasse. Quindi glitter sì, d'estate non li uso più di tanto, li uso più d'inverno, però comunque tendenzialmente mi piacciono molto i glitter. Terza domanda, qual è il tuo brand low cost preferito? L'ho detto prima, diciamo un brand che mi ha stupito nell'ultimo periodo, che mi ha conquistato più che stupito, è proprio questo qui della Equi. Gli smalti costano veramente poco, li trovate a 1,99 euro nelle parafarmacie, ci sono anche i negozi monomarca e devo dire che tutta questa linea di cosmetici di questa marca è veramente buona. Io ho provato il mascara, le salviette struccanti, gli smalti, i dischetti di cotone. E poi ho provato altro, solo che adesso non mi ricordo, ovviamente. Mi piace proprio tanto. Un altro marchio che nell'ultimo periodo, diciamo, mi ha stupito e quindi lo inserirei, diciamo, nei miei preferiti è questo qui, Rimmel Salon Pro Lycra. Questo è il colore che sto indossando in questo momento, si chiama Hypnotize ed è un bordeaux vinaccia molto molto scuro, ecco. Spero di riuscire a farvelo vedere bene. Andiamo avanti. Siamo alla quarta domanda, ogni quanto cambi lo smalto? Allora, diciamo d'inverno lo cambio una volta alla settimana, che ne so, magari la domenica sera mentre mi guardo le Iene mi metto lì e mi faccio la manicure, quindi una volta alla settimana. Mentre invece sto notando quest'estate che lo cambio più frequentemente, quindi due volte alla settimana, diciamo ogni 4 giorni lo cambio, 4-5. 4-5 giorni sono lì che mi cambio lo smalto, perché comunque ho tanti colori, ho tanti smalti e mi pare pure giusto smaltirli, se no che senso ha che li ho comprati? E quindi no, ogni 4-5 giorni lo cambio. Andiamo avanti. Quinta domanda. Qual è il tuo colore preferito? Allora, diciamo che io sono del Sagittario e questa è una promessa che andava fatta e sono abbastanza volubile come gusti, per cui allo stato attuale, cioè proprio in questo momento, il mio smalto preferito è quello che vi ho appena fatto vedere. Mi piace davvero molto e lo porto con piacere già la seconda o terza volta che lo metto perché proprio mi piace.
ed è una cosa strana, siccome io non sono proprio un'affisionada dei colori scuri. Però, diciamo, il colore preferito del momento è questo. Mentre invece, se mi dite il colore preferito di sempre, cioè, se dovessi scegliere uno smalto solo da mettere per tutta la vita, sceglierei o il bianco lattiginoso, di cui abbiamo qui un esempio, questo 7 in 1 di Bottega Verde, molto buono. Oppure, sempre di Bottega Verde, un rosa lattiginoso, rosa tenue. Con questo mi trovo anche molto molto bene. Questo qui long lasting, devo dire che è vero, durano. E quindi sceglierei, oppure, scusatemi, sceglierei un bianco perlato. E lo so, sono tonalità classiche, qualcuno le definisce da signora, da vecchia, a me non me ne importa perché sono poi i colori che porto con più piacere, ecco, li sento proprio miei. Andiamo avanti. Sesta domanda, preferisci gli smalti chiari o scuri? Preferisco gli smalti chiari, mi fanno sentire a mio agio se metto un bianco perlato, un rosa perlato, come anche quello che avevo delle qui. Mi fanno sentire a mio agio il bianco lattiginoso, o anche questo come bianco lattiginoso, questo qui Brit Manicure appunto della Rimmel, però non l'ho ancora provato per cui non ve lo posso consigliare. Il rosa tenue, mi piacciono le colorazioni chiare, diciamo che sono i miei smalti preferiti. Unghie matte, in o out? Quindi smalti matte sì o no? No. Devo dire che a me proprio il fatto che la luce si rifletta nell'unghia mi piace un sacco, quindi prediligo appunto la finitura lucida sulle unghie. Smalti matte non li ho mai comprati, non mi piacciono, non mi piacciono neanche quelli trasparenti che messi su un colore in tinta unita danno l'effetto matte, proprio no, non mi piace l'effetto matte sulle unghie, quindi è inutile che perdo troppo tempo, proprio non mi piace. Andiamo avanti. Ti piace la French manicure? Sì, la French manicure mi è sempre piaciuta. Quando andava di moda, quindi parliamo di 7, 8 anni fa, adesso non mi ricordo, cioè non riesco a definire bene cronologicamente quando andava di moda, però sì, mi piaceva, l'ho fatta anche diverse volte quando avevo appunto le unghie lunghe, però anche se mi piace allo stato attuale non la faccio mai perché probabilmente non mi viene voglia di farla, preferisco o i colori chiari o i colori scuri. Oppure preferisco l'unghia totalmente bianca, color bianchetto, piuttosto che l'unghia rosa e poi solo la mezzaluna bianca. Boh, si vede che mi sono cambiati i gusti. Nona domanda, ho quasi già finito, mamma mia. Qual è il tuo colore preferito per l'inverno? Allora, colore preferito per l'inverno? Allora, ho detto prima, i miei colori preferiti, cioè quelli della mia comfort zone, sono sempre bianco perlato, rosa tenue. Bianco lattiginoso, però nell'ultimissimo periodo, non so se avete visto i video scorsi, in autunno e in inverno ho utilizzato il nero, che è un colore che nella mia vita non ho mai portato se non prima di quest'anno, prima di acquistare questo qui. Come dimostrativo, questo qui della Color Trend di Avon nella tonalità Tempt. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. Tra l'altro anche costano pochissimo, hanno una buona qualità al pari direi di questi qui, nel senso che mi durano più o meno gli stessi giorni. Vi dicevo che il nero è un colore che ho riscoperto nell'ultimo autunno e inverno perché prima non l'ho proprio mai considerato, ecco. Quindi diciamo il nero. Nero, un altro colore anche per l'inverno che non mi dispiace, ma no, diciamo che per il momento è il nero. Anche questo qui non mi dispiaceva, lo scorso inverno, questo qui della Essence Secret Stories, questo è un prugna chiaro, il numero 4. Sembra quasi un vinaccia. Andiamo avanti. Qual è il tuo colore preferito per l'estate? Allora, colore preferito per l'estate ne ho due, nel senso che li divido tra mani e piedi. Colore preferito dell'estate sui piedini, sui piedi, mi piace tantissimo questo colore qui, quindi il color corallo. Poi questo qui della linea Gel Shine di Avon mi piace tantissimo. Vedete che l'ho consumato perché ogni estate lo metto praticamente sempre. Questo qui, un altro colore che mi piace molto sui piedi d'estate, questo qui dell'Aquilina, che è un color cherry, quindi ciliegia. Vedete che però fanno sempre parte della stessa categoria di colori, cioè quindi i rossi chiari. E un altro colore che mi piace molto per i piedi, sempre d'estate, è questo azzurro qui della Fior di Magnolia. L'ho consumato abbastanza perché d'estate ne faccio un largo uso sui piedi, mi piace un sacco, lo trovo proprio allegro come colore. Mentre invece per le mani, diciamo che ultimamente mi sono proprio innamorata di questo qui e l'ho già messo 2 o 3 volte e mi piace un sacco, questo qui che vi ho fatto vedere prima della Rimmel Salon Pro Lycra Hypnotize, quindi questo rosso molto molto scuro con una punta di nero dentro, mi piace un sacco.
Un altro colore che mi piace abbastanza per l'estate, me l'avete visto in alcuni video, è questo qui, appunto, dell'Equi, il numero 19. Andiamo avanti. Poi abbiamo l'ultimissima domanda bonus. Quali sono i tuoi colori preferiti fuori dalla tua comfort zone? Quindi dobbiamo escludere tutti i colori chiari. I colori preferiti fuori dalla mia comfort zone sono quelli che vi ho fatto vedere prima, quindi un prugna, un vinaccia, un blu elettrico, questo direi che è quasi un blucina, un blu cobalto, ditemi voi come si può definire. Questo è fuori dalla mia comfort zone, ma mi piace. Questo qui, appunto, come vi ho fatto vedere, è anche questo. Ne ho altri fuori dalla mia comfort zone che uso, però non sono tra i miei preferiti. Per esempio questo verde qui della Lady Venezia, da quanto tempo ce l'ho e da quanto tempo lo uso? Cioè è praticamente a metà d'estate, anche questo lo metto, me l'avete già visto in alcuni video, però non è tra i miei preferiti. Ho messo anche questo qui, questo lilla qui, però anche questo non è proprio tra i miei preferiti. Ho messo questo dorato, questo qui voglio metterlo dopo questo Hypnotize. Anche questo mi piace molto, poi spero di avere le mani un pochino abbronzate, insomma in futuro. Un altro colore che mi piace per l'estate è questo qui, Viva Pink della Gel Shine di Avon. Questi qui si sono tolti i tappi, come avete visto. Bene, diciamo che le mie preferenze sono finite. Ah, vi volevo far vedere uno smalto che è adattissimo, non c'entra niente con la stagione attuale, che è adattissimo, io lo uso solo per Natale, questo qui della Wycon. Una curiosità buttata proprio così a caso, però è vero, questo è un colore che uso proprio tutto il periodo di Natale ed è un rosso metallico 116, mi piace tantissimo, devo dire che come marchio anche Wycon mi piace molto. Bene ragazze, spero di avervi tenuto compagnia con un video abbastanza breve. Fatemi sapere quali sono le vostre preferenze in fatto di nail polish, quindi in fatto di smalti. Io adesso vi saluto, vi aspetto nei commenti, ovviamente, fatemi sapere qualsiasi cosa. Fatemi sapere i vostri smalti preferiti sia per l'inverno che per l'estate, i vostri usi e costumi appunto in fatto di manicure e unghie. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!